Con questa mozione abbiamo voluto dar voce a quelle che sono state delle problematiche esposte nei giorni scorsi, anzi nelle settimane scorse, anzi possiamo dirlo nei mesi, negli anni scorsi, perché sono sempre le stesse problematiche che si ripresentano ogni anno e soprattutto da quando sono state abolite, diciamo, le province che si ripresentano puntualmente. Perché? Perché vengono dati i contributi per il trasporto e per l'assistente alla comunicazione per i disabili sensoriali sempre all'ultimo momento e sempre con molto ritardo, con poi un rimpallo di responsabilità. Siamo stati già molto contenti di aver contribuito a fare in modo che si spostassero tutte le competenze in regione, cosa che sarà dal prossimo anno scolastico, quindi questo ci rende già molto lieti, in modo che la regione potrà poi avere appunto tutte le competenze e provvedere a quelli che sono i contributi per assicurare questo diritto, anche perché nel frattempo c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale nel 2016, la numero 275, che ribadisce quello che un po' c'era stato detto quando avevamo presentato quella mozione in cui originariamente chiedevamo 10 milioni di contributi straordinari che erano già stati dati l'anno scorso, li richiedevamo anche per quest'anno e ci è stato detto che comunque dipendeva, diciamo, dalla disponibilità economica. La sentenza, in parole povere, dice che deve essere data priorità al diritto all'istruzione degli studenti disabili rispetto a quelle che sono le problematiche economiche che possano avere gli enti preposti a garantire questo diritto. Quindi questo già ci fa molto piacere, sono una serie di cose che, diciamo, ci portano verso una effettiva garanzia. Abbiamo visto che oggi l'assessore Garavaglia si è incontrato con D'Alfonso e hanno detto che il trasporto assistenza disabili per l'anno scolastico 2016-17 è definitivamente risolto. Ne siamo molto contenti, quindi, visto che è definitivamente risolto, immagino che questa mozione, che praticamente chiede esattamente la stessa cosa, verrà votata favorevolmente, perché delle sensibilità che molte volte noi portiamo e riportiamo vengano riconosciute da Regione Lombardia come degli effettivi bisogni che devono, anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, essere riconosciuti alle persone e agli studenti disabili.